Eccoci ancora qui. Allora, oggi lo abbiamo annunciato, che avremmo fatto, insomma, tanti piccoli approfondimenti, piccoli per modo di dire, sulle questioni che in questo momento ci stanno anche preoccupando di più, in una giornata di chiusura di una settimana che ha visto i mercati, avere, insomma, un atteggiamento ancora più cauto rispetto a, tanto per non usare una parola più tragica, insomma, perché vogliamo sempre guardare in modo più o meno analitico alle cose, senza farci prendere dal panico, perché sappiamo che sui mercati non è l'atteggiamento giusto, però appunto una settimana, come stavo dicendo, che ha visto i mercati allarmarsi un pochino per il dato sull'inflazione americana. Forse si era messo in conto, diciamo, un miglioramento un po' più immediato rispetto a quella che era la situazione inflazionistica statunitense. In realtà l'inflazione è ancora all'8,3%, più alta delle attese, e questo ha destabilizzato ancora di più, come detto, le borse, che attendono a questo punto la riunione della Fed della prossima settimana. Poi ci sono tante altre questioni che, insomma, in qualche modo stanno così mettendo sempre più campanelli d'allarme a tutti noi, agli investitori, dall'America passiamo all'Europa, con la questione del gas che tiene sempre banco e con peraltro questo, insomma, questo annuncio che arriva dalla Russia di Gazprom. Per l'Europa non c'è alternativa. Mosca dice meno 50 miliardi di metri cubi verso l'Unione Europea nel 2022, e in qualche modo ci stanno dicendo che al momento non ci sarebbe alternativa al gas russo. In Europa si stanno studiando tutte le possibili soluzioni per evitare che quest'inverno sia davvero difficile, però insomma la paura c'è e resta. Parleremo anche di questo, e questo è proprio il blocco dedicato alle materie prime. Intanto lasciatemi salutare Carlo Vallotto, che è con me appunto per cercare di spiegarci un po' meglio cosa sta succedendo. Ciao Carlo, ben trovato sulle Fonti TV. Buongiorno a te Emanuela, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sì, oggi è giornata molto importante perché dobbiamo un po' fare il punto delle materie prime, come hai già accennato tu, insomma, ecco il gas, il petrolio, l'oro che è sceso sotto un livello Infatti importante. c'è chi chiede dell'oro, guarda, i nostri amici sono già sul pezzo. Sì, sì, Tante, sì, 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 sì. tantissime, tantissime cose. Che sull'oro anche ci sarebbero tante cose da dire, ma ci arriviamo per gradi. Sì, assolutamente. Non abbiamo, diciamo che Non non mancano gli argomenti, ecco. no, assolutamente. Allora, partiamo da un discorso più generale che però ci porta direttamente sulle commodities, Carlo. Allora, chiusura di settimana oggi anche. Giornata di chiusure tecniche con la giornata delle tre streghe, 3-4, come preferiamo. Volatilità sui mercati, insomma, data anche da questa giornata, ma insomma la volatilità ormai la fa da padrona già da un po'. Inflazione americana ancora all'8,3%, le previsioni per la Fed, la riunione della Banca Centrale Europea la scorsa settimana, insomma, tutto questo come sta influenzando le commodities? E poi iniziamo dal gas sicuramente e via dicendo, come dicevamo poco fa. Prego. Sì, ecco, giusto l'incipit che hai dato tu, insomma, un po' lo scenario economico, macroeconomico, insomma, in generale. Le banche centrali sono assolutamente, insieme ai dati macroeconomici, diciamo, i top leader in questo momento da seguire, ovvero cercare di comprendere soprattutto la Banca Centrale Americana insieme con la Banca Centrale Europea. Che rimane un po' più indietro, ci sono diverse dinamiche in Europa che insomma, guidano la crescita dei prezzi. Abbiamo visto proprio qualche giorno fa, martedì, il dato sull'inflazione in America che ha un po' spiazzato tutti quanti, gli investitori in primis, insomma, investitori, le mani forti, i fondi di investimento, le banche d'affari, insomma, ecco. Strano ma vero, ma anche loro, insomma, si sono trovate un po' spiazzate. Un dato sull'inflazione che sembra molto più radicata di quello che Jerome Powell quasi un anno fa diceva: state tranquilli che è transitoria, la vediamo come transitorietà. Oggi invece l'inflazione, abbiamo visto anche l'inflazione core, ovvero quella ripulita dei costi dell'energia, cosa che invece sta pesando molto in Europa, è in crescita, quindi qualcosa, insomma, diciamo qualcosa è andato tra virgolette storto. Ora le materie prime naturalmente sono le prime, i mercati delle materie prime sono i primi a risentire di tutta questa situazione. Ecco che abbiamo visto forti ribassi e non solo per questo, insomma, sul timore, sulla scorta di un timore veramente molto accentuato di un rialzo
quasi di un punto percentuale, di 100 basis point da parte della Banca Centrale Americana la prossima settimana, martedì, mercoledì, insomma, vedremo un pochino che cosa, come si comporterà, però naturalmente, ecco, sono fioccate al rialzo le scommesse, o meglio ancora, sono fioccate le scommesse al rialzo sui tassi di interesse, sul Fed Watch, e quindi ecco, tutti gli investitori oggi, se prima erano un po' più tentennanti, si fermavano, ecco, scommettevano, diciamo così, 50-75 basis point, oggi si sono buttati a capofitto a 100 basis point, cosa che secondo i dati statistici dal 1984 non No, infatti, avverrebbe. ecco, Carlo, quindi stanno aumentando insomma coloro che scommettono, tra virgolette, sul rialzo dei tassi così, appunto, come Così dicevi tu, così importanti. importante, ma perché insomma, a parte che da un po' già non eravamo abituati al rialzo dei tassi, chiaramente, perché erano anni che erano bassi, ma addirittura 100, quindi stanno aumentando coloro che pensano che la Fed faccia questa mossa. Sì, diciamo che ecco, è proprio stato in questi giorni qua, dopo appunto Sì. l'IPC di martedì, dove sono fioccate al rialzo le scommesse, ovvero ecco, un rialzo così, addirittura si penserebbe che da qui al 2023 dovrebbero, all'inizio dei primi mesi del 2023, dovrebbero addirittura aumentare di 2 punti percentuali, insomma, i tassi di interesse in America. Questo che cosa significa? Questo magari adesso lo approfondiamo meglio, però ecco, cosa significa? Da una parte sì, un rallentamento, un cercare di ingabbiare l'inflazione, di frenare l'inflazione. Dall'altra parte, però, sappiamo benissimo, come anche tu spesso scrivi nei tuoi articoli, non ci sono pasti gratis in finanza. Quindi ecco, naturalmente sì, un rialzo dei tassi non è la panacea. Attenzione, perché questo, torniamo un po' indietro, molti adesso stanno un po'. Mi dilungo un pochino, Manuela, Non ti scusami, preoccupare, perché. vai, 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 ci Ecco mancherebbe. perché Sì. bisogna un po' inquadrare la situazione. Ecco, in molti stanno paragonando agli anni 70 o comunque ai primi anni 80, quando c'era Paul Volcker al vertice della Fed, dove appunto anche lui si trovò a gestire un'inflazione del 20% in America, una cosa assurda pensarla oggi, naturalmente. Che cosa succede? Rialzo dei tassi di interesse, però attenzione perché frenano l'espansione economica, frenano l'economia, frenano i prestiti alle imprese, alle aziende Certo. che comunque hanno bisogno di liquidità, è il pane quotidiano per le aziende, la liquidità insomma per gestire insomma, gli ordini e gli Ma ordinativi. vogliamo dirla ancora tutta di più, Carlo, nel senso cosa magari banale, però io lo dico, cioè le imprese sicuramente che ovviamente hanno bisogno di prestiti di liquidità, ma anche le persone, io leggevo proprio qualche giorno fa che chiaramente proprio perché la situazione economica non è molto florida, ci sono sempre più persone che devono e hanno necessità di acquistare le cose a rate. Il problema è che attenzione perché le rate aumentano proprio per il rialzo dei tassi ed è un cane che si morde la coda perché io non parlo di cose tipo casa, macchina, per cui evidentemente magari ci si aspetta in questo momento, ma anche elettrodomestici, insomma, Le cose più beni, semplici, beni sì, insomma. materiali che però magari non si possono acquistare in un'unica soluzione e quindi però anche le rate poi ce le fanno pagare a Hanno un prezzi. Esatto. mucchietto comunque, attenzione perché Però non è. questo è quello che dicevi tu, no? Attenzione perché inevitabilmente l'economia un rallentamento l'ha già subito e continuerà a subirlo con questa operazione delle banche centrali. Ecco a te, Carlo, perdonami. No, no, assolutamente, è giusto che ci sia questo scambio perché non è che ci sia una sola campana da sentire, giustissima quella che hai sottolineato tu, anche perché noi guardiamo l'economia, noi guardiamo la finanza, i nostri investimenti, il nostro trading, le nostre operazioni, però dobbiamo anche, viviamo in questo mondo e naturalmente quindi cerchiamo di conoscere quelli che sono i risvolti, insomma, ecco, naturalmente si parla, sì. Noi, sai, trader parliamo sì di rialzo dei tassi di interesse della banca centrale, eccetera, eccetera, però è giusto riportare alla realtà, ovvero attenzione perché non è soltanto una notizia che abbiamo sentito, è un qualcosa che automaticamente si rivolge a tutti noi, anche nel medio periodo, nel breve medio periodo, ovvero appunto giustissimo quello che hai ricordato tu, tante rate, tante piccole rate, tante difficoltà e quindi ecco, ed è per questo che ad esempio anche in Europa. Permettimi questo ve velocissimo excursus.
Anche in Europa, ecco, naturalmente gli investitori hanno visto questa inflazione molto, molto determinata dei prezzi dell'energia molto elevati e quindi che cosa succede? Quindi gli investitori hanno annusato, insomma, questo rallentamento economico marcato, anche perché dati di fatto, insomma, i dati macroeconomici purtroppo metterebbero in difficoltà la produzione industriale, quindi l'euro è andato in picchiata proprio per questo qua, perché gli investitori diciamo, si sono tirati fuori dagli investimenti in euro ed ecco perché, insomma, ecco, l'euro, la moneta unica europea, insomma, è crollata. Poi da qui possiamo arrivare a parlare del gas naturale, della Sì, situazione dell'energia, quindi appunto ecco. assolutamente. Passiamo al gas. Allora, gas ovviamente anche qui bisognerebbe prendersi una settimana per parlarne. Comunque, oggi Questo. abbiamo detto borse europee in rosso nel giorno delle tre streghe, ma comunque a chiusura di una settimana molto difficile. Il gas resta sopra i 200. Ti chiedo, Carlo, nel nostro titolo leggiamo che soluzioni ci restano? Ovviamente lascio a te, insomma, il punto di partenza. Poco fa, non a caso, ho anticipato questa dichiarazione che arriva da Mosca. Allora, l'Europa sta cercando soluzioni per questo inverno. Si parla ormai da tempo di razionamenti che sembrano quasi inevitabili. Bisognerà capire di quale entità, proprio a seconda delle soluzioni che verranno trovate. Poi, ovviamente, noi parliamo in generale di Europa, ma ogni paese europeo è diverso, ogni situazione a sé stante. Quindi, purtroppo, poi i ragionamenti vanno suddivisi ancora di più, però insomma, quali soluzioni ci restano se il gas continua in questo modo e soprattutto se Mosca davvero non dà alternative? La cosa purtroppo negativa è che a oggi stiamo ancora ragionando su Mosca, quando da tempo stiamo dicendo a causa della guerra basta Mosca, basta Putin. Il problema è che ancora oggi non abbiamo appunto delle valide alternative che possano lasciarci tranquilli. Questo significa stare al freddo e va bene, tra virgolette, perché non va bene comunque, ma pagare il gas a caro prezzo, appunto, a te. Sì, anche questo ci possiamo ricollegare, come non vogliamo essere drammatici, hai iniziato tu la trasmissione dicendo questo, naturalmente il problema c'è, non vogliamo essere drammatici, però il problema c'è. Un domani quando arrivano bollette che sono quadruplicate rispetto alla precedente, cioè se io penso ad aziende che magari potevano pagare, che ne so, dico una cifra di 100.000 euro di riscaldamento, oggi se ne trovano a pagare magari mezzo milione, capisci che le cose Vabbè. sono totalmente diverse, anche perché i costi da una parte devono essere scaricati sul cliente finale, quindi su di noi, e comunque devi trovare anche la possibilità, la liquidità, chi ti finanzia, le banche che ti finanziano, anche la bolletta a rate, voglio dire, cioè, ma lo dico con il sorriso perché, ripeto, vogliamo, ecco, non essere drammatici. Certamente tutta questa E no, poi torniamo al situazione. discorso di prima, le rate, cioè ok, ci sono degli aiuti, ci mancherebbe, il problema è che in questo caso ci sono persone che davvero non possono neanche pagare la bolletta a rate, probabilmente c'è il problema. E poi soprattutto, scusami, ti interrompo per questo motivo, e poi è un problema che già è in essere da mesi e che non sappiamo Esatto, quanto resterà. Perché questo, perché sai, sapessimo, cosa improbabile, che tra un mese tutto passa, allora dici vabbè, teniamo duro ancora un mesetto e poi torniamo alla normalità, ma il problema è che non sappiamo quanto durerà. perfetto, esattamente, cioè il problema è proprio questo, cioè non sappiamo, ad esempio addirittura leggevo una crisi multinvernale, insomma, in qualche modo, e quindi non soltanto oggi, cioè. Però il problema è, non voglio veramente addentrarmi nel sistema, però ecco, cioè, con persone che hanno veramente un reddito molto molto basso, il gas non lo puoi usare, la corrente elettrica non la puoi usare, il riscaldamento a legno non lo puoi usare perché in molte regioni italiane è vietato utilizzarlo per le polveri sottili, eccetera, Sì. eccetera. Quindi in qualche modo il problema grosso c'è sia dal punto di vista delle aziende, sia dal punto di vista anche proprio materialmente del singolo cittadino. Quindi ecco, arriviamo a una domanda che, insomma, le sanzioni veramente hanno funzionato oppure non hanno funzionato come dovevano essere? Ecco, io sono andato contro molte persone da questo punto di vista. Io non credo che abbiano funzionato come si pensava. Ciò non significa che do ragione assolutamente. Il discorso della guerra è tutt'altra, la guerra va abolita assolutamente, però ecco, qualsiasi, diciamo, qualsiasi sanzione va fatta qualora tu abbia già le spalle coperte.
a prescindere dal fatto che questa situazione del gas in Europa, ricordiamolo e sottolineiamolo con forza, non è determinato esclusivamente dalla guerra Russia-Ucraina, ma era già precedente l'aumento dei tassi l'aumento dei costi delle bollette. Quindi ecco, Bravo. c'è una situazione in Europa da denunciare perché la borsa di Amsterdam, dove vengono contrattati i famosi TTF, è una borsa molto sottile e poi non è stata, diciamo, non è stata regolamentata di preciso. È nato un po' così, si è deciso che ci si basa su quei dati lì, però è una borsa molto sottile dove non c'è molta volatilità. Quindi ecco, io inviterei i personaggi che sono deputati, insomma, a decidere per queste cose qui, e lo sottolineo con forza, ecco, di rimettere in ordine soprattutto la borsa, la formazione dei gas, del prezzo del gas. Ecco, scusami No, di no, questo è intermedio, però importante. dobbiamo anche conoscerle le cose, non è che sia soltanto così. I prezzi sono saliti perché no, c'è una motivazione legata al cambio proprio di contrattazione. Prima si facevano dei contratti molto lunghi, oggi dei contratti molto brevi, è Ecco. chiaro che. Bravo, questo, beh, infatti io ricordo sempre, io che non sono certo esperta come te in materie prime, che il prezzo del gas, però basta andare, voglio dire, abbiamo a disposizione tantissime fonti di informazione, a leggere quanto costava il gas un anno fa, anzi più di un anno fa, a marzo. 2021, 18 euro, giusto? Più o meno, Più o insomma, meno, sì. perché vabbè. Poi siamo arrivati alla fine dell'anno scorso che ha superato i 100 e poi vabbè, ovviamente con l'anno nuovo e con la guerra abbiamo avuto questo picco, però appunto anche Carlo ricordava, non è che i prezzi sono aumentati con la guerra, erano già aumentati, quindi evidentemente poi bisognava già un attimino risolvere le situazioni a monte, come dicevi tu, con il discorso dei contratti e con dei controlli alla borsa appunto di olandese, dove evidentemente poi c'è anche una buona dose di speculazione, come spesso accade, lo so, però insomma non è che lo stiamo dicendo per la prima volta, ma così è. Però insomma poi se no si tende tutto a limitare, a buttare sul discorso guerra, ma non è questo. Poi è chiaro che con le minacce di Mosca la situazione può solo peggiorare, perché poi c'è un discorso di dipendenza nostra, italiana e non solo, insomma, nei confronti della Russia. L'altro titolo che ti sottopongo, ma che ci fa restare su questo discorso, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha parlato di una legge, in arrivo una legge per le materie prime, proprio per regolamentare il tutto, e poi un po' la sua ricetta è quella di degli extra profitti sull'energia, 140 miliardi di aiuti per gli stati. Anche qui però il tema degli extra profitti ha fatto un po' acqua da tutte le parti in questo periodo. Allora, non so se vuoi commentare questo e poi facciamo un passo ulteriore, Carlo. Sì, hai ragione, ci vorrebbero 15 ore di trasmissione per poter, insomma, Le faremo, dai, faremo una le maratona, faremo. anche perché tra un po' credo che tutti vorranno giustamente sapere solo sul gas, perché se non si trovano delle soluzioni, davvero adesso i tempi cominciano ad essere davvero stretti. Allora, prego. Sì, ecco, diciamo che c'è questa, diciamo un po' in arrivo una legge sulle materie prime. Sai, io credo che. La commento molto brevemente, ecco, Sì. per lasciare spazio, insomma, anche alle altre cose che dobbiamo dire. Sicuramente, non è una legge sulle materie prime, è una legge di regolamentazione, dei mercati, delle cose che nel corso degli anni. Il mercato americano e anche il mercato europeo, sicuramente tutte le borse hanno implementato. Mi viene da tornare indietro, insomma, da dopo il crollo delle Torri Gemelle, sono state fatte tantissime leggi, regolamentazione, controlli sulla volatilità di determinati asset proprio per bloccare e aumentare i margini, diciamo di apertura dei contratti. Quindi ecco, io direi che una legge sulle materie prime deve essere inquadrata, nel senso. Deve essere inquadrata a favore del cittadino. Ecco, questo è il mio riassunto. Poi, qualsiasi cosa venga fatta, naturalmente, abbiamo sentito parlare di un tetto dei prezzi del gas,
difficilissima parlare di questa cosa qui perché favorirebbe, insomma, favorirebbe le economie tipo la Cina, gli acquisti della Esatto, Cina, sì, certo. dell'Oriente, insomma. Cioè, ecco, parlare di un tetto in questo senso qui. Sarebbe più corretto parlare di un tetto al costo del gas che noi paghiamo, ecco, di tutto ciò che paghiamo, anche dell'alimentare, cioè non possiamo comprare della pasta che costa 5 euro adesso per esagerazione, chiaramente. Tutto questo dovrà essere fatto una legge in arrivo sulle materie prime, sicuramente a favore del cittadino, quindi un cap. Bloccare, ecco, in un certo qual modo la crescita esagerata, insomma, di determinati beni che non è possibile che costino così tanto: il pane, il latte, l'acqua, la pasta, tutte cose che naturalmente sono di consumo primario. Assolutamente. Allora, Carlo, ti leggo prima, torniamo, parlo anche con la regia sull'analisi delle materie prime perché c'è una domanda che ci porta all'oro, così almeno rispondiamo all'amico e poi parliamo anche del petrolio. Luca dice: cosa ne pensa del gold? È un buon prezzo per comprare? Beh, il gold, insomma, non sta molto bene, Carlo. È un po' È un po' raffreddato. acciaccato, È un po' esatto. raffreddato, è un po' raffreddato. Allora, diciamo che la situazione sul gold, come sempre, a me piace inquadrare la situazione. Un buon prezzo per comprarlo dipende tantissimo dal tipo di operatività, naturalmente, che cosa significa? Cioè, lo compri oggi per rivenderlo fra un anno? Allora sì, se lo compri oggi per rivenderlo fra 10 minuti è un altro tipo di strategia. Certamente, ecco, in ottica di un accumulo diciamo di lungo periodo, eventualmente questo prezzo qui potrebbe essere, comunque magari cominciare a scalettare gli acquisti, potrebbe essere interessante. Attenzione, perché il ribasso dell'oro, a mio avviso, non è per nulla finito. Non vogliamo dare numeri a caso, magari sicuramente, ecco, nel corso delle prossime anche dirette che eventualmente potremmo fare, cercheremo di seguire questo mercato che probabilmente potrebbe dirigersi verso i 1600, 1620, 1600, insomma, il secondo supporto molto importante. Noi andiamo a scale 1800, 1700, 1600, quindi ecco, diciamo che il prossimo potrebbe essere 1600 dollari. In ogni caso è normale che uno eventualmente dovesse fare un acquisto in ottica di medio-lungo periodo, certamente questo è un prezzo. Attenzione che poi dobbiamo anche guardare il prezzo europeo, quindi il prezzo europeo, adesso scusate che vi giro un attimo la visione, siamo intorno ai 53 euro Sì. per grammo, quindi insomma è molto disceso dai 56 di agosto, quindi ecco, in ottica di investimento dobbiamo ragionare con i prezzi in euro. In ogni caso, non si può ancora parlare di una crescita dell'oro, nonostante, io sono fermamente convinto, e tu, Manuela, lo sai benissimo, che siamo estremamente sottovalutati, come i metalli preziosi, l'oro, l'argento, sono estremamente bassi come prezzi perché in virtù di una possibile recessione, crisi geopolitica, inflazione in crescita, l'oro è re per gestire l'inflazione nei portafogli. L'oro oggi dovrebbe prezzare 2000 dollari, 2100, 2002, insomma, cioè, non mi nascondo dietro questo fatto qui. Io sono fermamente convinto che l'oro sia totalmente, fuori, diciamo, fuori di testa, diciamo così, e c'è anche una motivazione, concludo velocemente, insomma, c'è anche una motivazione nel senso che adesso stanno appunto quello che si diceva un po' prima collegandoci alla legge sulle materie prime, dall'altra parte dell'oceano, diciamo, gli organi di controllo delle borse americane stanno valutando perché effettivamente c'è un distacco anche nel settore del petrolio, tra il mondo, la borsa del mercato fisico e la borsa cosiddetta del mercato cartaceo, quindi ETF, futures, opzioni e quant'altro. Insomma, sembrerebbe esserci un'esagerazione di creazione di prodotti dall'altra parte che spingono dove vogliono al mercato, in questo caso al ribasso, e questo non Ok, fa bene ai prezzi. Carlo, siamo in chiusura, però andiamo sul petrolio. Altro titolo, ti chiedo le tue previsioni, insomma, sul petrolio, che è un altro tema sicuramente di discussione molto, molto importante.
Io mi dilungo sempre un pochino, No, quindi no, no, ma è ci sempre. siamo dilungati su questioni su cui mi sarei dilungata io stessa, quindi ci mancherebbe. Non ti preoccupare, petrolio rubiamo un paio di minuti, non è un problema, però non posso non chiedertelo, insomma. Certamente, certamente. Oro e petrolio, insomma, sono i due benchmark principali che ci stanno dicendo che cosa? Ci stanno dicendo, diciamo, entrambi l'oro è un bene rifugio, quindi sta scendendo e quindi secondo gli investitori non c'è crisi. Dall'altra parte il petrolio sta scendendo per mancanza di domanda e quindi ci dice c'è crisi. Ecco, c'è questa dicotomia che nei mercati assolutamente non fa bene. Insomma, diciamo che non si sa che pesci pigliare, se vogliamo, ecco, usare un termine dell'uomo di Cioè, strada. allora Ecco. Carlo, certo, no, però io stessa, sai, voglio sempre capire, ma vogliamo far capire. Da una parte c'è chi dice, allora, il petrolio sta scendendo perché di fatto si tratta di questo, quindi vuol dire che non c'è più, per esempio, lo squilibrio tra domanda e offerta che fa salire i prezzi, giusto? Quindi vuol dire che il mercato in qualche modo si è equilibrato, però dall'altra parte sta scendendo perché appunto manca la richiesta e quindi il prezzo cala perché chiaramente a fronte di una domanda più ridotta il prezzo scende, se no non ci guadagnano, no? Quelli che forniscono petrolio. Ecco, detto proprio in Detto modo. proprio esattamente, sì, esattamente. Ecco, il barometro del petrolio dice questo, cioè, ovvero sta scendendo per le due motivazioni che hai detto tu, soprattutto mancanza di domanda, Cina a caso del lockdown. Insomma, ecco, la situazione che si pensava il petrolio potesse salire a 150 dollari, invece, c'è questo timore di recessione e il petrolio la sta indicando. Dall'altra parte ci chiediamo perché invece l'oro non sale. E beh, motivazione. Appunto. E questo, insomma, c'è questa. I mercati in questo momento ci stanno dicendo questa cosa qui, ci stanno mettendo un grande punto di domanda, nel senso, passami la battuta, il termine, non stiamo capendo niente. Quindi, appunto, in questo momento c'è il petrolio sta scendendo che è un sinonimo di rallentamento economico. Dall'altra parte l'oro non cresce ed è un sinonimo che qualcosa non va, perché l'oro cresce proprio in virtù di un rallentamento. Ok, ma domanda molto popolare. Petrolio scende, quindi benzina scende, sì, no? E poi ti faccio un'altra domanda. No, la benzina non scende. Bella domanda, scusami, Emanuele. Perché il problema è questo: non è che il problema è che non è collegata alla benzina, non è collegata direttamente al petrolio. Ci sono i noli marittimi, le assicurazioni. Assicurare una nave che trasporta petrolio, tra virgolette, nel Mar Nero o quant'altro. I Lloyds stanno facendo i miliardi in questo momento perché soprattutto l'Europa, che è il centro, insomma, delle assicurazioni per le navi, ecco, tutto questo naturalmente va ad incidere i noli marittimi, i noli dei bunker marittimi, insomma, ecco, stanno crescendo molto e quindi ecco, l'impatto del costo reale del petrolio sulla benzina non è l'unica cosa che dobbiamo guardare, ma anche tutto ciò che sta intorno, ovvero la forte crescita delle assicurazioni proprio Ok. per le navi, per Questo è molto assicurare le navi. interessante. La seconda domanda sarebbe stata questa, però vabbè, che poi si esclude un po' perché già abbiamo visto che non è che se il petrolio scende, scende anche la benzina perché ci sono tante variabili, come ci ha spiegato Carlo. Ma anche ammesso dovessimo vedere la benzina scendere, però questo non ci deve, tra virgolette, far gioire se non per le spese quotidiane, perché comunque, come hai detto tu, questo calo del petrolio indica un rallentamento economico, quindi una crisi. Cioè, quindi dobbiamo far riferimento a questo, giusto? Cioè, quindi poco importa se la benzina scende, cioè importa per noi che la paghiamo meno, Appunto, però esattamente, comunque sì. sarebbe sintomo di crisi. Sintomo di crisi, anche voglio aggiungere una cosa velocissima. Ricordiamoci che noi il petrolio lo paghiamo in dollari, quindi dobbiamo cambiare euro per dollari. L'euro è crollato, quindi Lo paghiamo di naturalmente più il lo petrolio. paghiamo di più e quindi ecco di conseguenza, certamente, ecco, insomma, chi fa i prezzi per la benzina non può gioire, non può far altro che. Passatemi un po' la battuta, insomma, ecco, questo, il prezzo della benzina, diciamo che ha queste, i noli marittimi, il costo del petrolio, il costo del cambio euro-dollaro, tantissimi fattori che naturalmente remano contro Ecco. oltre
oltre a tutte le accise di cui ormai siamo ben coscienti, insomma, che aumentano a Così, pancia. senza volerlo neanche troppo, siamo tornati a ribadire perché il deprezzamento dell'euro è un problema per l'Europa, perché per esempio il petrolio lo paghiamo in dollari, però se l'euro viene svalutato, cioè si svaluta, noi pagheremo di più il petrolio e quindi questo poi si ripercuote su tutto il resto. Bene, abbiamo anche, lo facciamo sempre, però oggi abbiamo anche ragionato, magari partendo da questioni più basiche, però è molto importante, cioè credo che sia assolutamente utile in questo momento. Grazie Carlo Vallotto per il prezioso aiuto, ti seguiamo sui tuoi canali principali e ci troviamo presto anche sulle fonti TV. Grazie a voi, un saluto a te Emanuele, un saluto a tutti i telespettatori. Grazie mille.